Finalmente abbiamo qualche novità rispetto alla riforma, no? Quella che qui dentro, all'interno di questo canale, abbiamo chiamato la riforma più importante relativa alla questione riscossione debiti fiscali, Agenzia di Entrata Riscossione, l'ex Equitalia. Stiamo affrontando questo tema a piccole pillole, a puntate, vi sto continuamente aggiornando su questo tema perché è fondamentale conoscere quelle che saranno le evoluzioni del sistema della riscossione, come l'Agenzia delle Entrate riscossione, l'ex Equitalia andrà a riscuotere i debiti fiscali che tu hai verso di essa. E quindi all'interno di questo quadro di analisi che stiamo facendo all'interno di questo canale non posso che riportarti le proposte urgenti, definite urgenti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha trasmesso al Parlamento. È una specie di suggerimenti che ovviamente il Parlamento e le commissioni che si occupano di questa riforma terranno in considerazione, no? Perché è evidente che stiamo parlando del soggetto che ne sa di più, no? Non è che la riforma della riscossione viene fatta senza delle linee guida, delle indicazioni, appunto, delle proposte, in questo caso considerate urgenti, fatte dall'ente della riscossione, l'ex Equitalia, dall'Agenzia di Entrata e Riscossione. Il Parlamento prenderà seriamente in considerazione tutte queste proposte e poi imbastirà queste nuove regole e ce le farà sapere con calma, speriamo, entro il 31 agosto, perché entro il 31 agosto dovrebbe scadere, no? La sospensione dei pagamenti che è tuttora in atto in relazione alle cartelle. Quindi il consiglio che ti do, prenditi qualche minuto con calma per ascoltare in anticipo informazioni che è difficile leggere o ascoltare, diciamo, in canali, in mass media o altro. Le novità riguardano, quindi all'interno di questo video andiamo a parlare delle novità che sono attualmente proposte, però diciamo che molto probabilmente entreranno in questa riforma al 99%, perché ripeto, le indicazioni arrivano dall'ex Equitalia, dall'Agenzia di Entrata e Riscossione, ok? Dicevo, le novità riguardano l'accesso alla banca dati dei contocorrenti, la banca dati come l'Agenzia di Entrata e Riscossione potrà sfruttare la banca dati della fatturazione elettronica, le novità sull'intimazione di pagamento, sulle rateizzazioni dei debiti fiscali e infine quella che abbiamo chiamato prescrizione, no? Crediti inesigibili che l'Agenzia di Entrata e Riscossione dopo un tot di anni che non riesce a riscuotere e non trova soldi nel debitore restituirà, quindi cancellerà dalle sue banche dati queste cartelle, tu non le ritroverai. Non le ritroverai, scusami, le restituirà all'ente creditore, che sia INPS, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Puoi stare tranquillo che cercherò di spiegarti il tutto con termini semplici, no? Come è di norma, accade all'interno di questo canale, quindi niente tecnicismi. Vi ricordo, come sempre, che è disponibile il mio videocorso associato con una consulenza in relazione alla gestione dei debiti fiscali, debiti con l'Agenzia di Entrata e Riscossione, in relazione anche alle soluzioni pratiche, reali, senza miracoli, che si possono trovare in questo ambito. Quindi l'invito, se ne hai voglia, è quello di accedere a questo corso e a questa consulenza inclusa. Detto ciò, andiamo al dunque, al nocciolo della questione. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiede al Parlamento di inserire all'interno della riforma della riscossione la possibilità di accedere direttamente alla banca dati dell'anagrafe dei contocorrenti. Correnti, ok? Attualmente ci può accedere l'Agenzia delle Entrate, che come ti ho spiegato all'interno di questo canale più volte, è una cosa differente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Hanno mischiato un po' le carte. Cioè, prima era chiaro che era una cosa differente perché una si chiamava Agenzia delle Entrate e l'altra si chiamava Equitalia. Adesso hanno dei nomi quasi similari, no? Quindi Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, che è un'altra cosa. L'Agenzia delle Entrate oggi può entrare nell'anagrafe dei contocorrenti e vedere qual è la tua giacenza. Ok, l'Agenzia di Entrata e Riscossione non può fare questi passaggi e lo chiede di inserire all'interno della riforma in modo che loro possano, invece di fare dei pignoramenti a vuoto, cioè andare a pignorare un conto corrente, non trovare dei soldi, andare a pignorare un altro o trovare quattro spiccioli. Chiedono al Parlamento, quindi al governo, di imbastire una riforma che permetta loro di accedere direttamente all'anagrafe dei contocorrenti, vedere tutti i tuoi contocorrenti, vedere quello che è il saldo, vedere quella che è la giacenza e andare a colpo sicuro. Quindi non fare un pignoramento al buio che poi comporta semplicemente del lavoro aggiuntivo per l'Agenzia di Entrata e Riscossione, ma andare sul sicuro. Ok, quindi questa è una novità che insomma io ti riporto. Tutte queste piccole novità che ti
ti sto per dire, sono fondamentali per organizzare una strategia di gestione dei debiti, come insegno io all'interno del video corso e poi nella consulenza aggiuntiva che diamo. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiede anche, per quanto riguarda i soggetti commerciali, ok, le società, le partite IVA, eccetera, eccetera, di accedere alla fatturazione elettronica. Perché l'Agenzia delle Entrate e Riscossione dice: se tu mi fai accedere alla fatturazione elettronica e io vedo che questo soggetto che io devo andargli a pignorare perché non mi paga, insomma, ha dei debiti con me, riceve dei pagamenti da alcune aziende continuative, cioè a maggio, a giugno, a luglio, io posso prevedere un pignoramento presso terzi immediato. Cioè so già dove andare ad aggredire, non il conto corrente in questo caso, ma colui che deve pagare il debitore per una fattura per un qualsiasi tipo di lavoro. Questa è la seconda novità che potrebbe essere introdotta. Quindi diciamo che queste prime due novità puntano a snellire e a rendere più aggressiva l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ecco perché è fondamentale e sarà fondamentale in futuro avere una strategia. Ad esempio, all'interno del corso parliamo di una strategia di riorganizzazione societaria. Okay. Per rendere impignorabili le quote, la società, eccetera, insomma, se poi vuoi vedere i conto correnti e vuoi approfondire tutte queste tematiche, le trovi all'interno del corso. Okay? Quindi è fondamentale sapere queste cose qui per sapere di conseguenza come comportarsi, non per cercare di fare i furbi, okay? Ma per cercare di andare a risolvere le proprie posizioni debitorie sfruttando tutte le opportunità che escono fuori nel tempo, okay? Visto che evidentemente se hai delle posizioni debitorie con l'agenzia di entrata e riscossione non sei un evasore, okay? Perché hai dichiarato ma non sei riuscito a pagarle. Gli evasori non arrivano all'agenzia di entrata e riscossione, okay? Cioè ci arrivano secondo un altro tipo di percorso, cioè non hai evaso. Tu hai dichiarato l'IVA, hai dichiarato l'IRPEF, hai dichiarato l'IRES, ma non sei riuscito a pagarla per tutta una serie di necessità. Quindi non si sta trattando di furbi, si sta trattando di persone che magari hanno commesso degli errori, magari sono successe delle cose nella loro vita, nella loro attività, una malattia in famiglia, eccetera, eccetera, e non sono riuscite a pagare e quindi devono avere una strategia per andare ad affrontare queste posizioni debitorie e per averla è necessario sapere le regole del gioco. Senza regole del gioco tu non puoi fare nulla. Terzo, l'agenzia di entrata e riscossione chiede un aggiornamento relativo alle regole sull'intimazione di pagamento. Cioè, una volta che ti arriva la cartella, quella con la linea, no, il colore azzurro, successivamente ti deve arrivare un'intimazione di pagamento, che è una specie di atto di precetto, è un atto esecutivo. Cioè, uno può arrivare dopo un'intimazione di pagamento, scaduti X giorni, a fare il pignoramento, eccetera, eccetera. Ebbene, devi sapere che l'intimazione di pagamento, se è trascorso più di un anno da quando ti hanno inviato la cartella, scade, ok? Quindi chiedono di allungare questo tempo da un anno a 2 anni in modo che quell'atto possa essere sfruttato per eventuali procedure esecutive, procedure di pignoramento. Quindi, come capirai, in tutti questi punti l'Agenzia di Entrata e Riscossione sta trovando un modo per riformare al meglio la sua attività di riscossione. Ok, adesso passiamo ai punti un po' più interessanti dal punto di vista del debitore, però per adesso questi li possiamo inquadrare come strumenti aggiuntivi, riforme, appunto, che servono a migliorare l'attività di riscossione dell'Agenzia di Entrata e Riscossione, appunto, l'ex Equitalia. Passiamo alla parte un po', insomma, le notizie migliori per il debitore. L'Agenzia delle Entrate dice al Parlamento in queste proposte urgenti: sappi che la rateizzazione funziona, cioè il 50% dei crediti noi li incassiamo rateizzando, la gente rateizza e paga, solo che può succedere che non riesca a pagare una rata, non riesca a pagare due rate. Voi sapete che in questo periodo di Covid tu puoi arrivare a saltare fino a 10 rate, ok? Se salti più di 10 rate, decade il piano di rateizzazione. Ci siamo? Prima erano 5, per intenderci, cioè tu pagavi la prima, la seconda, poi non pagavi la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, il piano di rateizzazione saltava, ok? Tu avevi la possibilità eventualmente di rateizzare ancora una volta che ti arriva l'intimazione di pagamento. Detto ciò, l'Agenzia di Entrata e Riscossione dice: guarda, invece di 5 in fase pre-Covid, continuiamo a tenere queste 10 rate che un contribuente, un debitore può saltare, ok? Diamo respiro al debitore, perché la rateizzazione funziona. Quindi questi 5 salti della rata facciamo diventare 10, cioè facciamo sì che
E le regole che attualmente sono in vigore in questo periodo di Covid, okay, di emergenza, si estendano anche dopo. Però, non permettiamo la possibilità al contribuente, qualora dovesse saltare questa rateizzazione, di farne un'altra. Cediamogli queste 10 rate, ma se decade il piano di rateizzazione perché salta più di 10 rate, non le paga, ok, non avrai la possibilità di fare richiedere un'ulteriore rateizzazione. Vediamo se questa proposta passerà in toto o in parte, cioè verranno confermate solo le 10 rate invece che 5, e vediamo, insomma, ok. Infine, la parte più importante. L'Agenzia delle Entrate dice riscossione, intendiamoci. Io ho più di 1.000 miliardi di euro, ogni volta mi blocco perché dico, ma sono veramente 1.000 miliardi? Sì, sono 1.000 miliardi, non mi sto sbagliando, ok, di euro da riscuotere, cioè una montagna di debiti che non incasseremo mai. Non incasseremo mai perché sono crediti detti inesigibili, cioè gente che è morta, gente che non ha niente, gente che gli hanno già portato via tutto, non lo so, ok, nulla tenenti. Quindi non riesco a riscuoterli, quindi è inutile che tu, che io gestisca questi debiti vita natural durante, ok, a vita. Facciamo una cosa, per quei soggetti, per quei debitori che gli diamo dei requisiti, diciamo che non sono nelle condizioni secondo dei requisiti che andrebbero scritti, no? Decisi, che questi debitori non sono più in grado di pagare questi debiti, io una volta che sono passati 5 anni da quando l'ente creditore, ti ho già spiegato una volta che cos'è l'ente creditore, l'INPS, la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate per IVA non versata, eccetera, eccetera, mi ha incaricato il ruolo di andare a riscuotere questi crediti che non sono stati incassati, che la gente non ha pagato. Io ci metto 5 anni a cercare tutti i modi per andare ad incassarli. Se non riesco, io te li restituisco, quindi cancello la cartella. Per me la cartella non esiste più. Te li restituisco a te, ente creditore. Poi tu, ente creditore, farai le dovute ricerche e mi dirai se vuoi reincaricarmi oppure no. Così facendo tu mi alleggerisci, dice l'ex Equitalia, l'agenzia di entrata di riscossione, l'attività di riscossione, perché io non dovrò più andare a recuperare 1.000 miliardi, inviare cartelle per 1.000 miliardi a 16 milioni di contribuenti e in realtà so già che recupererò dei soldi da 2 milioni, gli altri 14 non recupero niente. Io una buona parte di sta roba qui te la cancello, per me la cartella non esiste più dopo 5 anni, te la restituisco e poi tu mi dici e mi darai indicazioni su quello che devo fare. Insomma, questi sono i punti più importanti. L'invito che io ti do è quello di riguardare questo video, perché ho cercato di spiegartelo nella maniera più semplice possibile, però credo che se tu lo guardi 2 o 3 volte, alla fine memorizzi, ed è importante conoscere verso dove stiamo andando sulle attività di riscossione per cercare di trovare una soluzione, ok, non per fare i furbi, ma per uscire dalle montagne di debiti che magari hai sul groppone, tu, la tua famiglia e la tua azienda, e poter partire, ripartire con più libertà, con maggiore serenità, perché è fondamentale, no? Sapere, essere consapevoli che una gestione del debito e una soluzione del debito c'è e si può trovare, perché i debiti non sono per sempre se lo sai gestire, se sai trovare i modi per trovare le soluzioni migliori. Ok, e questo è quello che io ti auguro. Per questo aggiornamento è tutto. Ci vediamo al prossimo video ed eventualmente ai prossimi aggiornamenti che vedremo andranno a confermare queste proposte all'interno di questa nuova riforma.